Ma bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Giacomo e oggi siamo su un video su Clash of Clans. Mi pare sia il terzo, però non mi ricordo. Oggi cosa andremo a fare ragazzi? Oggi andremo a fare sicuramente un attacco e vedere il nuovo aggiornamento, cosa ci frutta. Diciamo che sono anche in cerca di un clan. Comunque, andiamo a vedere l'aggiornamento, cosa ci ha fruttato, e poi direi di andare a fare un bel attacco con queste truppe molto molto sempliciotte. Allora, l'aggiornamento cosa ci ha portato di nuovo? Come vedete su notizie, hanno implementato il municipio a livello 11 ed è un municipio molto ma molto figo. Infatti guardatelo, cioè è magnifico. Poi hanno messo un altro sovragliante che può comunque essere messo come truppa di terra o come truppa di volo, di aerea, come la trappola degli scheletri. Poi, ovviamente, ci hanno messo anche un'altra difesa, che è l'artiglieria dell'Aquila, che ovviamente possono essere tutti implementati quando il livello del municipio raggiunge l'undici, numero 11. E poi, vabbè, ci sono rafforzamenti per gli incantesimi e c'è un nuovo scudo. Quindi noi, praticamente, se perdiamo lo scudo, possiamo implementare un altro scudo. E possiamo comunque difenderci dagli altri attacchi perché non ci attaccano le altre persone, però noi possiamo attaccare senza perderlo. Non so se avete capito, però comunque è così. Comunque, questo dall'ultimo episodio ho fatto un po' di migliorie. Ho portato l'ultimo municipio, l'ultimo cannone all'8 e ho portato anche la caserma nera a livello 2. Ora non possiamo portarla a livello 3, però va bene così. Abbiamo sbloccato i dommatori di cinghiale e quindi io direi adesso di andare a farci un bel attaccoso. Eccoci ritornati ragazzi, io direi che questo va più che bene. Ho fatto una vendetta perché non trovavo nessun'altra persona da attaccare, quindi direi che possiamo provare ad attaccare questo. Buttiamo le due qui. Intanto buttiamo 5 di questi qui che uccidono tutto e io comincerei a buttare questi qui. Magari buttiamo anche uno spaccamuro. No? Buttiamo uno spaccamuro? Un altro? Un altro? Ok, bravo, intelligente, persona intelligente. E cominciamo a penetrarlo per bene analmente. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ma non penso. Penso che andremo solo a fare una stella, come è giusto che sia. Per le persone che non sanno attaccare, come me, esattamente. Avete capito bene, io non so attaccare. Quindi questi li mettiamo qui. E poi li penetriamo analmente da qui con i barbaroni. Tanto so che con la mincoleranno tutto, quindi boh. Vediamo come si svolge. Hanno anche la Tesla, vero? Porca puttana. Quindi direi di andare sempre di barbari. Ma non penso che faremo qualcosa. Ci scommetti i testicoli di bue, che non sono i miei, mettetelo in chiaro. Ecco, vedete, sono usciti anche questi cancari qui. Poi c'è anche il barbaro, oddio no, ho fatto una grande cazzata. Sono un coglions. Ma non andate ad attaccare quello, attacca il nero, coglione. Attacca il nero, ma perché no, attacca il nero? Va bene, comunque siamo fatti abbastanza risorse e io direi adesso di andare, a parte che siamo andati su una nuova lega, direi di fare, di gemmare un pochino. Così siamo a posto e possiamo farci anche, vediamo qua cosa possiamo fare. Direi che potremmo gemmarci queste, andiamo a gemmarci il nero, sicuramente. No ragazzi, ho cambiato idea, non gemmiamo il nero, andiamo a potenziare un po' le mura, perché siccome sto finendo praticamente le mura da completare a livello 6. Io direi di finirle completamente se ci riusciamo, così poi siamo a posto e direi anche ecco, vedete, appena finite qua, è appena finite, quindi siamo
messi a buon punto, direi molto molto buon punto. Ora lasciate un bel like per questo video, arriviamo a 5 mi piace per il prossimo episodio di Clash of Clans. Commentate qui sotto con i clan nei quali volete che io entri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qui da Giacomo è tutto. Bella ragazzi!